mattine, oggi nuovo video haul e nello specifico mom and baby haul, anche se mom non più di tanto, come al solito, come sta succedendo in quest'ultimo periodo, però qualcosina anch'io, che cavolo. Inizierei appunto dalle cosine che ho preso pour moi, only pour moi. Prime cose che vi mostro sono all'interno di questo pacchettino e sono praticamente tre tarte di Yankee Candle. Eccole qua. Le ho prese non tanto perché mi servivano, perché queste non è che servono, si può anche fare a meno di candele, però io amando i profumi, amando le Yankee Candle e amando gli sconti ho deciso di comprarle. Gli sconti, vabbè, 28% di sconto, però buttiamolo via. E ho deciso di prendere in occasione della bella stagione il Fruity Melon. Le ho pagate 1,80€ l'uno. Neanche su internet si trovano così basse, almeno io. Se voi le trovate così basse, grazie. La Bermuda Beach, che ha anche una colorazione fantastica, per non dirvi la fragranza. E per ultima questa, che sinceramente non ho capito, però è buona. Proprio buonissima, e si chiama White Lining and Lace. Da OVS, dove sarò mai andata? Da Essence. E mi sono presa, ecco, togliamo questo da fuori, delle novità forse più per me che per il brand, perché magari queste cose ci sono già da un po', ma come ben sapete, almeno per chi mi segue da tempo sa, che non avendo Essence dietro casa, io ci vado soltanto così, sporadicamente, e adesso era da novembre? Forse sì, da tantissimo comunque che non andavo da Essence, e quindi quando ho visto queste cose ho detto, per me sono delle novità, perché non approfittarne? Non erano ovviamente in sconto, ma sappiamo essere tutte cosine a prezzi low low cost. Perché ho fatto così? Non lo so, perché low è giù. Basta. Mi sono presa giustamente un eyeliner, perché io non posso vivere senza eyeliner. Questo qui nello specifico è il Liquid Ink Eyeliner, quello che ha il pennellino e non la, come si chiama, tipo la spugnetta. No, io sapete che vi consiglio sempre il pennellino, perché è quello che dà, secondo me, secondo la mia mano ferma, la codina più precisa. Poi ho preso un mascara, ma va, come sono banale, però c'è scritto new, quindi forse questo è new, o magari è new già da anni, per me è new, ed è il Rock and Roll Volume and Eye Opening. Non l'ho neanche aperto perché ho guardato giusto il disegnino dello scovolino e non ve lo voglio mostrare, perché voglio finire prima quello che sto utilizzando al momento. Però sapete che io poi vi parlo sempre dei miei prodotti, o nei finiti o nei preferiti, quindi da qualche parte lo ritroveremo. Questo qua so che è nuovo, non so da quanto, ma so che è nuovo, il primer, che infatti noto che è molto più chiaro rispetto a quello che c'era in precedenza, e io ne ho ancora uno vecchio che sto utilizzando. Quindi è per quello che vi dico il paragone, perché ho proprio il confronto davanti agli occhi. Chissà come sarà, spero ottimo come quello precedente. Fatemi sapere, per tutte le cose dovete farmi sapere assolutamente, e ovviamente consigliarmi altre cose, anche di altri brand, perché no. E anche questo non ve lo mostro, ma sappiamo che ha il solito applicatore. E poi, anche qua non poteva mancare uno smalto, e ho voluto prendere questo qua, il No Makeup Look, nella colorazione 03, c'era anche la 02, però come colorazione rosea ho preferito questa, che era un po' più vicino ai miei colori, visto che io sono olivastra.
ho pensato che questa colorazione fosse un pochino più adatta al a me. Però vabbè, si parla di unghie, non di terre o blush. Comunque, eccolo qua. Scusate la luce oggi, ma il sole va e viene. E appunto lo 03. Avrà messo a fuoco? Non credo. Fidatevi che è lo 03 Powdery Nude. E poi vicino alla cassa c'era lo stand della Sinful Colors e mi sono fatta attrarre da questo, che è un grigio argento un po' sberluccicante, un po' metallizzato, bello, secondo me molto molto bello. 842, out of this world. Ultime cose che vi mostro per quanto mi riguarda, le ho prese in Francia, qui si parla di tantissimo tempo fa, però ho cercato di tenere i sacchettini lì perché tanto erano cose che non mi servivano nell'immediato e quindi ho detto ma sì, teniamoli per chissà quando farò il video haul, e oggi è il giorno giusto. Sono andata da Yves Rocher e non so se in Francia ci sono gli stessi prodotti che ci sono qua in Italia. Anche in questo caso io non ho Yves Rocher nella mia città e sinceramente, visto che c'è Bottega Verde, da Yves Rocher non è che ci sia mai entrata, perché secondo me sono molto molto simili. Forse Yves Rocher è un po' più in, non lo so, fatemi sapere. Comunque, visto che questo qua era in super offerta, ora non mi ricordo quanto perché ho buttato lo scontrino essendo che ce l'ho qua da una vita, però era davvero molto molto basso, un euro e qualcosa, se non forse meno di un euro, e ho voluto provare a prendere il gel doccia profumato, questo qua, Pop Exotic, non so se quella è la linea o se è la profumazione, però che buono, è buonissimo. Questo qua è super estivo, infatti lo porterò in vacanza con me e ovviamente vi farò sapere. E poi sempre in offerta dalle casse c'erano dei lip balm, sapete che io li amo, li colleziono praticamente, e quindi non potevo farmi sfuggire questo al framboise, quindi al lampone. È ancora sigillato, ho provato il campioncino, mi è piaciuto e quindi mio. E ora passiamo alle cose che ho preso ad Aurora. Siamo andati anche qua in Francia da Zara, ma penso che poi alla fine i prodotti che ci sono là ci sono anche qua, e abbiamo preso giusto tre cosine. Allora, non mi ricordo neanche più cosa le abbiamo preso. Andiamo bene. Allora, per 3,95€, un 6-9 mesi, ecco qui, abbiamo comprato questa carinissima t-shirt bianca con righine rosse e nel taschino esce un gattino. Questa appunto per adesso, fino oltre, è molto molto semplice. Poi per quel prezzo non potevamo assolutamente evitare di prenderla, come non potevamo evitare di prendere quest'altra magliettina che è costata un pochino di più, 4,95€, sempre 6-9 mesi, fatta così. Forse questa è un po' più scicchettosa, se così si può dire, l'altra più sportiva, questa un po' più casual, sul rosa salmone con questa farfalla rossa, e dietro un po' più frufru con i bottoncini. Ultima cosa un po' più wow, un po' più wow ma molto da mare, è questo vestitino a 7,95€, sempre 6-9 mesi, ormai prendiamo quella taglia lì. Guardate che bello, color Tiffany con le palme rosa e il gambo sberluccicante. Fatto così, proprio estivo, morbido, un cotone bellissimo. Alla Galerie Lafayette abbiamo anche qua trovato delle offertone, quindi subito
che forse lì fanno sempre le offerte, non solo nel periodo dei saldi, ma proprio tutto l'anno ci sono delle cosine al 30, al 40, al 50, al 70. Bisogna osservare i vari talloncini, in questo caso al 40%, 40% di 11,65 euro. Sempre siamo sui 6 mesi. Abbiamo il fiatone perché voi non lo sapete, ma sono dovuta andare di sotto a prendere il caricatore perché avevo la videocamera scarica, e quindi per quello che ho il fiatone, ma ce la possiamo fare. Comunque vi dicevo che abbiamo preso quest'altra t-shirt, wow, come sgargiante, è un color salmone molto molto acceso, quasi proprio tendente all'arancio, con disegnati, una casetta, delle piante, dei fiori stilizzati con scritto Ma Maison, e dietro i soliti bottoncini. Questo è un cotone un pochino più pesante perché non si sa mai, questo è il pezzo forte della Fayette, anche qui al 40%, però siamo tutti partiti da delle cifre molto molto basse, questo 24,98 euro. Ah, non vi ho detto il marchio della maglietta, che forse è lo stesso di questo, sì, ok. Allora ve lo dico una volta sola, eccolo qui il marchio. Guardate che carino che è questo vestitino grembiulino, che sembra in jeans, invece è in lino, un cotone bello fresco, per l'estate è favoloso. E appunto c'ha questi fiorellini, ha la sua cinturina col fiocchettino, molto carino, con tutti i bottoni di qua e dietro liscio, e io l'ho trovato molto molto bello, molto pratico, fresco e comodo per la stagione che deve arrivare. L'ultima cosa che vi voglio mostrare, che abbiamo comprato invece ieri, è stato, adesso vi metterete a ridere, questo. Che cos'è questa cosa qua, che può sembrare una tutina? È una specie, diciamo, di muta per andare in acqua, che abbiamo comprato appunto ieri da Decathlon, che abbiamo pagato, no, me l'hanno strappato, però mi sembra sui 12 euro. Purtroppo la taglia più piccola era un 12 mesi, ma l'abbiamo presa lo stesso. Perché l'abbiamo presa? Perché chi mi segue su Instagram sa che da un po' portiamo Aurora a fare il corso di nuoto in piscina, però ho notato che ultimamente sembra avere un pochino freddo quando entra in acqua, magari la parte che rimane fuori dall'acqua sente più freddo, e quindi la vedo che ogni tanto batte i denti che non ha, e allora con l'istruttrice abbiamo chiesto consiglio, aiuto, e ci ha appunto detto di provare ad andare da Decathlon e prendere questa muta, che però non fanno per i neonati, per i bimbi piccoli, e quindi ho detto se volete provate a prendere quella 12 mesi, che tanto veste piccolo, almeno ha giusto una protezione in più, e vediamo se con quella indosso non trema più. E quindi adesso proveremo questa settimana, quando andremo a fare il corso, vedremo se questa muta funzionerà. Ovviamente prima di comprarla gliel'abbiamo provata, e devo dire che, come diceva l'istruttrice, va, lei non è lunga come una bimba di 12 mesi, però nella parte toracica, che è la parte forse che patisce di più, va, quindi vedremo. Fatemi sapere, mamme all'ascolto, se anche i vostri cucciolini hanno freddo quando entrano in piscina, quando entrano al mare, se avete avuto dei problemi, se con queste mute l'avete risolti oppure no, così, giusto per fare due chiacchiere e confrontarci. E nulla, questo dovrebbe essere tutto ciò che ho comprato in quest'ultimo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia dato qualche spunto, qualche idea. Come sempre aspetto i vostri consigli, i vostri commenti. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!